Ciao a tutti, io sono Alex e benvenuti al mio corso base di Premiere Pro 2020 in italiano. Siamo arrivati alla lezione numero 18. Nella lezione numero 17 vi ho iniziato a far vedere cosa si può fare sulle tracce audio e come sincronizzarle. Se siete interessati potete andarla a vedere, lo troverete nella i di informazione. In questa puntata, la numero 18, andiamo a vedere un'altra funzione molto interessante, molto comoda in Premiere Pro 2020, che è la funzione nidificazione. La funzione nidificazione è un po' come la funzione in After Effects di precomposizione. Praticamente noi possiamo creare una nostra prima composizione nella timeline e poi nidificarla e farla diventare un'unica traccia. Comunque, adesso vi faccio vedere a schermo come si fa, che è più facile a vederlo il video, quello che faccio, che spiegarvelo a voce, che diventerebbe molto molto complicato. Comunque, prima cosa, noi andiamo a importare dei nostri video, io poi li importo sul RISE, gli cancelliamo la traccia audio che tanto è muta, poi gli importiamo Waterfall, che sarebbe questa immagine. Adesso aspettiamo che la carica, il mio PC, scusate ma è un po' lentino. Allora abbiamo queste due immagini, abbiamo importato. Adesso noi cosa possiamo fare? Allora, prima cosa vi faccio vedere quello che potremo fare. Allora, noi adesso gli andiamo a dare dei keyframe sulla scala della nostra piccola clip, giusto qualcosa di veloce. Allora facciamo così, poi qua facciamo che diventa il 50%, poi andiamo avanti un pezzo che ritorna al 100%. Ok? E qui andiamo a mettergli una transazione video. Se volete vedere come funzionano le transazioni video, c'è una lezione dedicata, vi ricordo. Noi inseriamo una transazione video, gli diamo ok e abbiamo questa transazione che non me la fa perché il mio PC vuole scattare oggi. Ok, è una transazione di solvenza incrociata. Poi qua facciamo che in questo punto è al 100%, poi qua diventa 0, quindi va a sparire. Andiamo avanti un pezzettino, gli diamo un altro keyframe, andiamo avanti un altro pezzettino e lo facciamo al 100%. Ok, noi gli abbiamo dato due o tre effetti, adesso gli andiamo a inserire anche una clip audio. Questa la cancelliamo. Allora, io adesso vado a inserirgli una canzone, la vado a tagliare la canzone con il cutter. Ok, io adesso ho fatto la mia prima sequenza. La voglio unire e farla diventare un'unica sequenza. Io cosa faccio? La seleziono tutto. Col mouse, tasto destro, si apre questo menu a tendina, scorro e vado dove c'è scritto nidificazione. Io ci clicco sopra, lui mi chiederà che nome di sequenza nidificazione vogliamo dargli. Gli faccio prima, sequenza, gli diamo ok. E come vedete, lui la fa diventare tutto di un unico colore e questa è la nostra sequenza. Se io ci clicco due volte sopra sulla mia prima sequenza, come vedete, mi va a aprire quello che abbiamo fatto. Quindi cosa succede? Tutte le modifiche che vado a fare in questa sezione della mia prima sequenza le avrò successivamente in questa, nella mia, diciamo, nella mia timeline, nel mio progetto definitivo. Mettiamo caso che questo è il mio progetto definitivo, lo andiamo a chiamare. Vediamo qui che me lo vi faccio vedere, adesso ingrandiamo con la O accentata. Allora, quella lì me l'ha salvata. Ok, questa è la mia sequenza primaria. Io adesso questa la rinominiamo e la chiamiamo sequenza da rendering e gli diamo invio. Quindi io so che questa qua sarà quella che io dovrò esportare con Media Encoder, con Premiere Pro. Ok, io sono in sequenza da rendering, quindi so che questa qua sarà quella che io andrò a esportare. Tutte le modifiche che vado a fare nella prima sequenza le avrò anche in questa. Tipo, io adesso questa, se guardiamo, qui va a sparire e poi va sull'altra sequenza che avremo un effetto di scala. Se io vado qua dove c'è l'opacità che me la va a oscurire e vado a lavorare nella mia prima sequenza, tipo vado qui, io la seleziono, cancello i miei keyframe perché non voglio più che sia questo l'effetto che mi interessa, non so, vado a inserirgli che si deve muovere, facciamo che si deve muovere. Ah no, lasciamola così adesso. Andiamo in sequenza rendering e come vedete io non ho più l'effetto di opacità sulla mia sequenza primaria. Questo è comodo se noi stiamo lavorando con molte clip e gli andiamo a inserire moltissimi effetti in ogni clip.
e poi vogliamo effettuare un effetto ulteriore sulla nostra parte finale, andremo a lavorare su questo tipo. Se io adesso a questa sequenza gli vado a dare un altro effetto, non so, posso dirgli che facciamo sfocatura genusiana, che a me piace, e la vado a inserire qua. Io gli do una sfocatura del 50%. Ok, come vedete qua è sfocato, però questa è la mia sequenza, che sarà la sequenza di rendering. Se io vado nella mia prima sequenza, come vedete nella Sunrise non c'è nessun tipo di sfocatura, perché qui non ho agito su nessun tipo di effetto, quindi gli effetti che ci sono rimasti. Ma se io questa la faccio muovere, come vedete io ho la sfocatura e la scala è in continua funzionale. Se vado nella prima sequenza dove c'ho dentro le due clip, la Sunrise e la Waterfall, e vado a cancellargli questi keyframe, perché io non voglio più che mi scala, li vado a cancellare e ritorno alla mia sequenza da rendering, come vedete la mia sequenza è tornata al 100% e c'ho la sfocatura. Se io volessi fare l'opposto, mettiamo a caso che io la vorrei la sfocatura solo sulla Sunrise ma non sul Waterfall, che è quella finale, molto semplice, vado qui, cancello la mia sfocatura dalla sequenza da rendering, vado nella mia prima sequenza e cosa gli facciamo? Gli mettiamo la sfocatura ganusiana solo sulla Sunrise, vado a metterla al 50%. Quando io ritorno nella mia sequenza principale, come vedete l'effetto su Waterfall non c'è, ma se vado sulla mia sequenza di Sunrise, come vedete io ho la sequenza con un effetto di sfocatura. Successivamente io potrei, non so, perché di effetti di nidificazione ne posso fare quanti ne voglio a mio piacimento. Logicamente più ne vado a fare più diventa complicato il progetto e più bisogna ricordarsi dove abbiamo messo le cose. Tipo io in questa sequenza da rendering voglio aggiungergli un altro pezzo, facciamo Star Trek Transporter, io cosa faccio? Che sarebbe questo? Ok, io faccio così, rinidifico di nuovo, facciamo, chiamiamolo solo con i numeri per essere più facilitati, facciamo cancelletto 1, questa è un'altra sequenza che me la va a mettere qua. Io cosa faccio? Questa sequenza, se io la vado ad aprire, come vedete ho un altro pezzo aggiunto. Mettiamo a caso che io di tutta questa sequenza voglio farla scalare, quindi adesso vi faccio vedere una cosa. Io parto dall'inizio della mia clip, la seleziono, la mia clip nidificata, che me la va a chiamare asterisco 1, quindi in automatico io non vado più a lavorare solo su queste due qua che è in prima sequenza, ma se clicco sulla 1 vado a lavorare anche sull'aggiunta che gli ho fatto. Se invece io volessi lavorare solo su queste due, devo aprire la prima sequenza. Se voglio lavorare su tutto quello che ho inserito nel rendering, quindi nell'1, devo andare qua e vado in sequenza rendering. Se io adesso da qua gli do un mio keyframe al 100% e poi faccio che alla fine diventa 0, come vedete ho un effetto di scala che va dal 100% fino allo 0, fino a fine video. Ma se io vado a lavorare anche qua e non so, qua gli dico che la mia scala partirà da 100 e a fine video arriverà a 50, quindi io gli faccio un bel 50, gli diamo ok. Se io adesso vado nella mia sequenza rendering, questa sequenza rendering avrà due effetti di scala. Allora, andiamo a vederlo, vi mando il play. Come vedete ho la sequenza di scala su questa, soltanto che sull'altra è più lenta, quindi non la vediamo. Andiamo a farla un po' più repentina, quindi non so, noi gli diciamo che da qui parte a 150 e a questo arriva a 20. Facciamo
60, almeno vediamo la diversità. Se noi andiamo nella nostra sequenza di rendering, gli mando il play. Praticamente due effetti di scalatura su un'unica clip, una che lavora nella sequenza a cancelletto 1 e una in questa sequenza. Arriverà a un certo punto che la sequenza continuerà a rimpicciolirsi, ma andiamo a mettere il mute, ma su questa si sarà bloccata. Allora, diciamo che l'effetto di nidificazione è molto comodo se andiamo a lavorare con tante fotografie in filmato. Adesso andiamo a cancellare tutto, rifacciamo tutto da zero, rifacciamo tutto.
Eccomi qua a video, io sono Alex P, il creatore del corso di Premiere Pro 2020 in italiano. Se sei arrivato fino qua mi fa piacere, vuol dire che il mio video ti è tornato utile, o anche il mio corso, o se stai seguendo tutto il mio corso. Quindi io ti consiglio di iscriverti al mio canale, qua in basso c'è il tastino iscriviti, attiva la campanellina se non vuoi perdere quando pubblico i miei video. Se poi vuoi lascia un bel like e un bel commento. Se hai anche qualche domanda sul mio corso, su qualcosa che non hai capito, fammelo sempre sapere nei commenti che io rispondo sempre. Detto questo, io adesso scompaio a schermo e avrai 20 secondi di tempo per scegliere un altro video sul mio canale. Avrai due video che sono correlati a questo corso, la playlist, e un video che non c'entra niente con questo corso, che è un altro video presente sul mio canale di un altro argomento. Io ti saluto e ci vediamo nelle mie prossime lezioni e tutorial che sono presenti sul mio canale. Ciao!